Stefano De Polis, che ringrazio per la sempre sua squisita collaborazione e a cui passo la parola per le conclusioni finali. Prego, Stefano, grazie. Grazie, professor Brambilla, buongiorno a tutti. È un piacere effettivamente avere la possibilità di chiudere un dibattito così ricco, anche perché, come il professor Brambilla diceva all'inizio, era un po' un dibattito propedeutico, ma sicuramente ha un confronto più ampio, no? È quello un po' sostanzialmente che ci aspetteremo in generale. Perché? Ovviamente. Quello che è successo nel 2022-2023, voi l'avete, diciamo, analizzato sotto i tanti punti di vista, direi soprattutto dal punto di vista commerciale, dal nostro punto di vista ha anche altri significati. È stato il 2023, io vorrei dire, diciamo anche punti di vista, uno stress test per il mondo vita sotto diversi punti di vista. E quindi questo è il momento, prendo quello che diceva prima il dottor Cucarelli, insomma, non siamo ancora usciti da questo momento, però è il momento di, diciamo così, imparare, no? Da quello, dalle esperienze che abbiamo fatto e cercare di trarre delle esperienze che possono essere positive. Punto. Ti dico aziendale, cambiare un po' di cose, cambiare e anche di quindi io quello che volevo affrontare in chiusura erano tre cose velocemente. Innanzitutto rispondo alle tante chiamate in causa della dottoressa Farina, non entro in queste, però spero, ecco, di poter rispondere più con i fatti che con le parole nei nostri speriamo di riuscire ad essere più concreti. Due temi che vorrei affrontare in questi pochi minuti. Uno, 2023 ha messo chiaramente in evidenza che c'è un tema anche delle compagnie di rischio di liquidità. Lo affrontiamo dal punto di vista appunto del settore vita, non delle gestioni, però in realtà il rischio di liquidità e anche i connessi estremi impatti in termini di stabilità riguardano poi la compagnia sul serio. Quindi partiamo da un settore, ma il focus vuol dire spostarsi all'impresa. Quello che abbiamo visto noi è che il grado di liquidità è sicuramente stato da mettere in relazione alla tipologia di passività. Più è facile, più sono liquide le passività, più aumenta ovviamente il rischio di liquidità delle economie. E allora, cosa influenza? Lo dicevo già nel maggio scorso, cosa influenza sicuramente la liquidità delle passività assicurative? Anche alcune componenti di disegno e dei prodotti e quindi anche un dato dai termini di riscatto, della penalità di riscatto, ma anche ad esempio a una significativa presenza di una componente di protezione rispetto a quella di puro investimento che possono avere polizze. L'altro aspetto che abbiamo chiaramente visto e che è stato citato più volte è che il tipo di canale distributivo ha influito molto sulla gestione, diciamo, probabilmente delle polizze, ma soprattutto, mi permetterei di dire, sul modo in cui le polizze nel tempo sono state vendute e rappresentate alla cliente. Quindi il canale bancario ha dato un po' chiaramente evidenza che le polizze sono state trattate più per la loro componente finanziaria che per la loro, appunto, più o meno significativa, spesso anche poco significativa, componente assicurativa. Cioè, i comportamenti sono stati, appunto, più diversi, come diceva il dottor Bacca, no? Come fa?
sites rilevanti, è entrata in periodo in cui i tassi erano a zero, e poi è uscita nel momento in cui i tassi sono aumentati. E quindi, se dal nostro punto di vista, se qualcuno fa un freelance, qualcun altro manca un po' meno. Quindi, su questo siamo ugualmente attenti, anche perché, come sapete, esiste una normativa che fa carico ai consigli di amministrazione di monitorare questi aspetti. In realtà i riscatti sono stati anche, è stato citato nel dibattito, funzione della size del mondo. Le polizze di importo più elevato sono state quelle più riscattate, quindi quelle più attente, diciamo così, alla contingenza, congiuntura finanziaria. L'altro aspetto, logicamente, è un po' l'asset allocation delle compagnie che poi il tema del riscatto. Staremo molto più attenti ora su profili e porremo maggiore attenzione ai profili di liquidità che genera anche il comparto vita in vero e proprio. E questo da un punto di vista di super. Tenete presente che l'Europa ha iniziato a porsi questi temi alcuni anni fa, avviando una rilevazione che noi in Italia abbiamo reso praticamente fissa, strutturale, proprio perché ci sembrava che il rischio di liquidità potesse essere esibito. A questo punto accentueremo sicuramente i profili, appunto, di attenzione anche dal punto di vista di liquidità, ma quello che ci aspettiamo è che, appunto, da parte delle compagnie si ponga attenzione a quelle che possono essere caratteristiche dei prodotti, quindi che effettivamente tendono a rendere meno liquide le passività delle compagnie di assicurazione che hanno fatto vita di investimento. Quindi questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto, poi vi dico, il secondo aspetto logicamente lo prendo spunto. Che non sta a cuore, prendo spunto da un ultimo documento che ho, uno degli ultimi impiegato, quello sulla consueta analisi annuale dei costi dei prodotti. Ecco, i prodotti ibride in Italia, tutte le difficoltà di comparare, ma diciamo che in queste rilevazioni risultano sempre più cari della media europea. Quindi questo è un aspetto ovviamente che io devo che voglio, diciamo, sollevare in questo contesto, perché è uno dei temi sui quali sicuramente il mercato è attento a dare una risposta. Siamo più cari i nostri prodotti in termini sostanzialmente di costi rispetto appunto alla media europea, e mi fa piacere che ci dicevano prima l'intesa che il rendimento delle gestioni tradizionali va verso il 3%, però poi dobbiamo sempre ricordare che poi è sempre un 8, diciamo così, per cento va in appunto costi di i collocamenti, tutti i costi complessivi. Quindi è un tema che ho concluso, dicevo. Mi ha fatto piacere nel dibattito e raccolgo tre o quattro parole chiave che credo possano essere in buona base di una discussione effettivamente su come rilanciare questo comparto e renderlo anche resiliente dal punto di vista della stabilità complessiva, micro ma offerta distintiva, benissimo, per il tema di più prodotti, anche in termini di integrazione di prodotti, questo anche per noi è un tema fondamentale. Più protection vuol dire anche probabilmente rendere più prodotti. Liquidabilità, mi permetterei di dire, come citavo, il termine che i nostri prodotti assicurativi garantiscono la liquidabilità,
io direi sì, ma capisci, ma per aprire un dibattito duro, la stessa dottoressa Marina prima diciamo, registrato con interesse che ha parlato di ragionamenti sul uscire dalla garanzia del rimborso patrimoniale. Sono tutti temi che capisco che impattano sotto il profilo commerciale, però c'è anche appunto sono profili di stabilità delle imprese che pure devono essere tenuti in considerazione. Credo che su queste tre parole, offerta distintiva, cercare questa offerta distintiva, più protezione, che è sostanzialmente la connotazione tipica dell'offerta distintiva, e il tema della liquidabilità ci possa effettivamente fare, se si riuscisse a fare un lavoro su questo sarebbe un lavoro veramente grazie Stefano per questo tuo intervento.